Nel girone D della terza categoria, sempre della delegazione di Catanzaro, acquisita ormai da diverse settimane la promozione dello Skill Legion in seconda categoria. Oggi il risultato è stato di 0-0 contro il Real Soveria Simeri per la cronaca. Si sono definiti oggi appunto le posizioni per quanto riguarda i playoff, e c'è stata una piccola rivoluzione, perché se la Goodfellas di Catanzaro, che era seconda insieme alla Real Cropani e allo Staletti, doveva riposare per il turno appunto del campionato stabilito, in quanto sono 11 le squadre di questo campionato, e lo Staletti invece ha perso seccamente con un 4-0 contro il Real Giano, che lo ha scavalcato in classifica, si è posizionato a 32 punti e quindi in terza posizione. L'unica a vincere delle tre seconde, come si diceva, era il Real Cropani, che avendo vinto 3-1 contro la Kennedy di Catanzaro si posiziona in seconda posizione, scusate il gioco di parole, e affronterà proprio lo Staletti nel playoff per una delle tre promozioni dopo quella dello Schileccio, e nell'altra uscirà fuori dal scontro tra le due squadre catanzaresi, Real Giano e Goodfellas Catanzaro. Quindi a domenica prossima per sapere quali saranno le tre squadre promosse nella seconda categoria.